Buona a tutti. Siamo rimasti che vi ho mostrato alcune posizioni ispirate agli animali e come dicevo nella descrizione, noi in particolare nelle posizioni, quelle che facciamo con la schiena, dobbiamo un po' imitare il gatto, il cane, la tigre e compagnia bella, anche perché ci aiutano molto per quanto riguarda la mobilità della schiena, tante aiutano a chiarire le idee e promuovono la creatività e apportano anche tanta fiducia in se stessi. E oggi andremo a vedere delle posizioni che servono più che altro per quando ci si sente un po' giù, esausti, e aiutano praticamente a riequilibrare l'energia persa. Buona pratica!